alcune delle esperienze che i miei figli hanno avuto modo di partecipare alla Rosmini e mi piacerebbe che ci raccontassi l'esperienza della consulta da quando ha 18, che ha visto i ragazzi partecipi non al processo parlamentare, ma partecipi di un processo che li vedeva cittadini attivi in una logica che è quella che avrebbero vissuto poi da grandi, cioè portare avanti le loro istanze di cambiamento, essere capaci di farsi ascoltare. E mi piacerebbe con te vedere anche come riappropriarsi degli spazi urbani senza commettere cose illegali, Facilissimo. come... E no, ci sono strade possibili di muoversi in dialogo con la scuola e su questo vorrei che tu abbia una cosa che ci Allora, sì, diciamo che io sono molto d'accordo con Andrea, soprattutto la parte quella di disuguaglianza, che non l'abbiamo citata, invece faccio parte proprio del ragionamento politico ai ragazzi che si sembra una cosa curiosa questa, ma invece è l'essenza fondamentale secondo me dell'educazione in questo momento. C'è un libricino di Hannah Arendt che è proprio, la racconta bene questa faccenda qui. La disobbedienza, il fatto di reagire ai pregiudizi, ai conformismi, è fondamentale. Bisogna insegnare ragazzi ad essere disobbedienti e a raccontare quello che c'hanno in testa e soprattutto ad essere in grado noi, delle loro disobbedienze, di ascoltarle con attenzione. E questo è importante perché si crea il senso di identità. Se io disubbidisco mi prendo pure le responsabilità di affermare che quello che dico, quello che voglio, insomma sono io, quindi mi identifico con questa disubbidienza. E questa cosa si può fare a scuola, si deve fare a scuola perché secondo me è il momento giusto per cominciare a essere uomini politici. Uomini politici si è quando cominciamo a dire no rispetto a tutto quello che ci abbiamo intorno. Allora, da dove partiamo? L'altro giorno alla presentazione della lista ho raccontato un po', ho detto questa faccenda del fatto che insomma bisogna dedicare la nostra energia anche in queste prossime giornate ai ragazzi piccoli, ai cittadini piccoli, perché i cittadini piccoli sono come noi dedichiamo questa energia, è vero, per una Roma migliore adesso, nei prossimi anni, ma anche veramente al futuro, ai prossimi 30 anni, le scelte che facciamo adesso sono per loro in particolare. E quindi credo che sia necessario metterli al centro. Non soltanto di progetti educativi formalizzati, eccetera, ma proprio di atteggiamenti di reazione rispetto al conformismo, no? Ok, questo aprire e rompere le catene della scuola in traccia di loro, devono essere loro, non dobbiamo essere noi adulti che lo facciamo, ok? Devono loro poter pretendere di stare il pomeriggio, di vivere questa dimensione. La scuola non è un posto, la scuola è una dimensione, è una dimensione mentale, perché poi la scuola si fa, l'abbiamo detto tante volte, lo sappiamo tutti quanti, nel bosco, si fa nella città dove non c'è spazio, si fa per le strade andando nel quartiere, conoscendo le storie del quartiere. Questa è una cosa fondamentale. Quando parliamo di rigenerazione urbana, la rigenerazione urbana non significa trasformare uno spazio, significa stare tutti insieme, intercettare tutte le questioni che riguardano appunto le esigenze di vari gruppi che noi conosciamo, quindi è un fatto sociale, e poi dopo eventualmente una collaborazione o comunque un percorso partecipato per immaginare uno spazio diverso. Quindi il progetto della consulta. Il progetto della consulta è un progetto strano che, proprio perché strano, è stato potente. Nelle scuole medie inferiori, nella scuola secondaria di primo grado, non c'è un organo, diciamo, elettivo per gli studenti, come succede per le scuole superiori. Nelle scuole superiori viene eletto il rappresentante di classe e poi il rappresentante di istituto. E invece nelle scuole medie questo non accade. E non accade perché i bambini piccoli sono sempre dei bambini. Questi bambini piccoli dobbiamo smettere di trattarli come bambini piccoli. Io ho un esempio meraviglioso di studente, che poi vi farò intervenire, ti farò una domanda. È stato un mio studente che ha partecipato alla consulta e altri progetti. In realtà, quindi è un esempio vivente dell'esito di questa cosa. L'esempio qual è? Che partecipa a una riunione politica, partecipa e ascolta e vuole sapere quello che dicono questi grandi rispetto alla politica. Insomma, si decide le classi delle prime, delle seconde e delle terze di fare eleggere loro dei rappresentanti. Allora, già quando dei ragazzini eleggono dei rappresentanti, insomma, si mettono in gioco e chi eleggono? Quello che è più bravo? No, vi assicuro che non viene eletto quello che è più bravo, il più secchione, ma viene eletto quello che ha più carisma. E chi è che ha più carisma nelle scuole medie? Non è detto che sia la persona, appunto, magari è quello un po' pigmoncello, è quello che ha un po', no, la capacità di essere voi, di depopolare, no? È popolare, sul popolare, allora eleggiamo quello che... perché è capace di farsi ascoltare, ok? Poi è chiaro che ci sta la possibilità di tirare dentro pure quelli che fanno difficoltà, anzi, il ruolo del docente è di integrare e di includere ovviamente anche le fragilità, ma questo è un altro discorso. Insomma, questa consulta si configura come un gruppetto di persone che va dal preside e gli dice: caro preside,
Io voglio trasformare la scuola, qui non è possibile che non si fa la raccolta differenziata a scuola, ma è possibile che noi abbiamo un secchietto solo, ma qui è possibile che noi abbiamo il giardino, che non ci possiamo andare, non lo possiamo vivere, ma è una cosa assurda. Ma perché la collinetta, quella che sta fuori da scuola, che è uno spazio libero, ma non possiamo andare a fare lezione lì quando è il tempo? Insomma, si configura con un gruppo di ragazzini che prendono la parola, non solo, invitano il presidente municipio, l'assessore al verde, l'assessore alla scuola, invitano l'assessore comunale alla scuola, lo fanno venire a scuola, gli scrivono una lettera, imparano a scrivere una lettera e li costringono a venire a dire: noi abbiamo un sacco di idee per trasformare la scuola. Ma questo che significa? Non è che significa che i docenti sono bravi, significa che i ragazzi capiscono che possono essere loro protagonisti dei cambiamenti. Se loro vogliono, possono chiedere, imparano a chiedere e sanno che quello che chiedono venga ascoltato, e se non viene ascoltato si lamentano. Io devo dire che appunto la dirigenza è particolarmente nominata in quella scuola, però creando un gruppo con gli adulti, abbiamo invitato una volta per esempio in una scuola superiore i rappresentanti della scuola superiore che sono venuti ad ascoltare questi ragazzi, abbiamo creato una comunità solidale, una comunità di persone che si vuole ascoltare e vuole collaborare per il progetto. Quindi il progetto Consulta è un progetto che tra l'altro tanto tempo fa si era proposto, avevamo proposto proprio come consulta di ragazzi, che se essere replicato nelle scuole del quartiere, ma non solo nelle scuole del quartiere, nelle scuole del quartiere, una cosa assolutamente banale da fare. Si scrive un protocollo d'intesa con il dipartimento, si chiama l'assessore, la sindaca, il sindaco, e si fanno delle azioni, come dire, di persuasione perché questo strumento possa essere veramente uno strumento importante. Ora non dico gli aneddoti che l'abbiamo portato avanti per 3 anni, con il Covid è stato un po' complicato, però non si fa la consulta, non riusciamo a stare insieme, ci inventiamo un altro progetto lo stesso per avere i ragazzi protagonisti della loro presenza a scuola. La scuola è un luogo dove si devono identificare, ha detto Andrea prima, l'identità nasce proprio quando ti appropri dello spazio pubblico che è sia dentro le quattro mura, ma appunto la collinetta o il posto non mantenuto che sta dietro, dove ci si parcheggia invece dove si potrebbe fare una bellissima aula all'aperto, eccetera, eccetera. Ci siamo inventati la radio durante il lockdown, la radio fatta da ragazzi. La radio fatta dai ragazzi per gli altri ragazzi che non potevano andare a scuola, che non potevano stare in classe. E quello è stato un progetto, anche quello, di grande così, trasgressione o comunque disobbedienza. Non si poteva andare a scuola, non c'erano fondi, non c'erano risorse, i genitori erano più o meno d'accordo. Benissimo, allora si sta con una giornalista professionista, prendiamo un canale Facebook e invitiamo tutti quanti i ragazzini una volta, un'oretta al giorno, a fare delle trasmissioni in cui si veicolavano dei contenuti, le esperienze, i pensieri del lockdown. Da marzo, per 38 puntate, 40 puntate, non so che cosa, abbiamo fatto queste esperienze. Questa esperienza è servita per far capire ai ragazzi che loro possono fare, generare contenuti, prendere posizione, avere un ruolo, essere riconosciuti e soprattutto identificarsi in quello che fanno e avere il gusto, il piacere. I grandi direbbero l'eros, la passione proprio per quello che fanno. E lì si impara e si insegna dall'altro, che sono due verbi, io dico sempre, sono intransitivi, non hanno mai un complemento oggetto. Insegnare e imparare vanno sempre insieme. Io veramente abolirei quando uno dice: io ti insegno. No, io non ti sto insegnando, io ti sto insegnando imparando. Che cosa, prof? Non c'è una cosa, ma è lo stare insieme. Quindi piuttosto che la povertà educativa in termini di conoscenza, secondo me qui noi stiamo vivendo un periodo di grandissima povertà educativa in termini di stare insieme in maniera solidale. Questa è secondo me la sfida importante della scuola, ci deve insegnare ai ragazzi a stare insieme e collaborare per raggiungere un obiettivo in maniera cooperativa. Questa è un'altra faccenda, le classi sono ipercompetitive, ci stanno un sacco di problemi. Portiamo i ragazzi fuori dalla scuola, mettiamo in evidenza i disvalori e trasformiamoli in valori, cerchiamo di valorizzare appunto questi loro aspetti peculiari. La scuola è una scuola di differenze, cioè la differenza è la scuola, e quando tu sei in grado di far capire che tutti siamo diversi uno con l'altro, ciascuno di noi ha delle caratteristiche fondamentali che possono essere messe a disposizione degli altri, che sembrano i più bravi, allora abbiamo fatto bingo. Questo è un po' il principio. La cosa dell'approvazione dello spazio pubblico, io credo fortemente che la scuola non è soltanto veramente le quattro mura, noi abbiamo bisogno di reperire all'interno dei compound delle scuole veramente gli spazi per permettere ai ragazzi di stare più tempo possibile, non voglio dire in un aperto neutro, ma in un aperto che è significato. Cioè se io per esempio devo autocostruire una capanna in bambù, perché sono professore di tecnologia, sono architetto, sono progettista, i ragazzi devono fare con me tutto il processo, perché facendo quella cosa lì loro si appropriano dello spazio pubblico, loro devono sapere che lo spazio pubblico è di tutti e
no di nessuno. Se io vado in collinetta, ci metto la mia cosa autocostruita fatta con le canne di bambù che per 6 mesi col prof Mancini sono andati in giro a tagliare, a fare, non avevano capito e poi hanno imparato, e poi fanno un playground con i cerchi da hula hoop, e poi fanno il giardino per Don Sardelli, ve ne posso raccontare 100.000 di queste cose. Allora loro quello spazio lo curano, ci stanno attenti, non vogliono che si rovini, non permetteranno mai a nessuno che venga calpestato. Questo progetto del giardino di Don Sardelli ve lo racconto perché è una cosa che prima o poi faremo. Insomma, abbiamo fatto sul tetto della scuola Rosmini uno stencil con delle palle colorate che rappresenta il viso di Don Sardelli. Sapete chi è Don Sardelli? Don Sardelli è, tu te lo ricordi, no? Abbiamo fatto questa esperienza. Don Sardelli è il Don Milani di Roma, è il prete di periferia che ha scritto ai sindaci che si sono susseguiti nel corso degli anni, cioè è possibile che voi ancora ci avete i baraccati all'acquedotto Felice? È un grande, un gigante, è un gigante del mondo educativo, è un mondo sociale italiano, mondiale assolutamente. Insomma, abbiamo rappresentato la faccia di Don Sardelli con lo stencil. I ragazzi mi hanno detto, ma prof, ma se lo facciamo diventare un bel giardino di essenze odorose davanti in collinetta, faremo un rito collettivo, ci metteremo lì con le piantine, 1000 piantine, per ricostituire il viso di Don Sardelli, che lo guarderemo dall'alto con un drone. E questo sarà un rito collettivo che io voglio fare, lo voglio fare come né come politico né come docente, come persona che sta al mondo e che crede che stare insieme significa appunto anche nutrirsi di queste modalità. Molte persone conoscono il mio modo di operare, anche se vogliamo un po' artistico. Il riconoscersi in un mosaico di differenze per me è una cosa fondamentale. Quindi ciascuno prende la sua piantina, la posiziona nel giardino che ci abbiamo davanti a scuola e facciamo il giardino odoroso che rappresenta Don Sardelli. Questo è un modello di lavoro, ma ci identificheremo, quel giardino sarà il più curato di tutta Roma, perché 1200 ragazzini che l'avranno fatto, tutti i giorni andranno lì a mettere l'acqua. E che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto rigenerazione urbana, ci siamo appropriati di uno spazio senza chiedere niente a nessuno, è uno spazio talmente grande che, non so, 100 metri quadri per fare questa esperienza ce la possiamo permettere, e coinvolgeremo i cittadini. Abbiamo già preparato con i ragazzi un piccolo slogan per convincerli. Questo magari dopo le elezioni, per non avere questioni, ma insomma sicuramente a gennaio-febbraio questa cosa qua si farà e vi inviterò tutti quanti. Ecco, io ribadisco che secondo me la disobbedienza, nel senso di rompere un po' i legami con i pregiudizi e cercare di guardare oltre, dire no e far capire ai ragazzi che dire no non è soltanto essere un oppositivo generico, ma significa prendersi delle responsabilità rispetto a quello che uno si dice, secondo me è il fondamento del rinnovamento. Quindi che la politica guardi in alto, altissimo, ci abbia un livello importante, e poi gli strumenti io sono sicuro che si trovano. La scuola è del municipio, però c'è il MIUR che sta dentro con i dirigenti, è complicata la gestione, la manutenzione, io so perfettamente come funziona, però gli strumenti per stare insieme, aprire questa scuola e avere una collaborazione tra l'istituzione MIUR, che è appunto tramite l'ufficio scolastico regionale ha i dirigenti come ganglio finale, e gli enti locali che siamo noi, che è il municipio eccetera, si deve fare, si deve realizzare, perché secondo me è una potenza unica, è l'unico centro civico veramente valido e forte, secondo me deve rimanere la scuola, lo dobbiamo tenere aperto sempre.